Il piacere penso reciproco, che ho tanti anni che non venivo qua, c'era tanta voglia di salutarci, di abbracciarci. E penso che è stata una bella giornata. Penso che meritavamo di vincere per quello che abbiamo fatto, per quello che abbiamo creato. Purtroppo ultimamente non riusciamo a fare gol. C'hai solo 20 minuti nelle gambe oppure le partite le puoi spostare? No, ce l'ho 180 nelle gambe. Come Mimmo, perché... Allora, grazie a Dio. No, ma è stata una scelta che bisogna rispettare del mister. A 41 anni ti chiedo il futuro. Ogni giorno me lo chiedo. Il futuro è presente. Penso al Messina, a salvarmi, perché è la cosa più importante. Senti Giorgio, però voglio dire, tu hai conosciuto un altro Catanzaro, un altro pubblico, insomma, ti fa un poco un'altra mentalità. Sì, ti fa un poco dispiacere vedere un Ceravolo così, insomma. Sì, perché l'ho visto quasi vuoto. Ai tempi nostri era sempre piena, la curva era sempre piena, tutta la curva. Però è il momento, secondo me, che vive il calcio, che vivono le società. E un po' di rammarico c'è, ma non solo a Catanzaro, penso in tutte le piazze. Se pensiamo a 15 anni fa, quando in Serie C c'erano 15.000 spettatori, adesso ne vengono 2.000 massimo. Un'altra mentalità, a cosa ti riferivi? Alla società, ai tifosi, al calcio in generale? No, parlavo di mentalità come magari gruppo, come magari spogliatoio, come obiettivi. Che adesso è facile fare il calciatore, basta che sei dare due calci. Tutti giocano a pallone. Senti, però il pallone è una cosa, il calcio è un'altra cosa. Obiettivamente, quanto sarà difficile per il Messina salvarsi? Se continuiamo a giocare così non è difficile. È normale, dobbiamo sbloccarci, dobbiamo cercare di vincere, perché ce lo consente anche eventuali play-out. La prossima partita è fondamentale, cioè in casa, con l'Ischia, e dobbiamo assolutamente vincere. Il Messina ha costruito più palle gol nelle ultime tre gare, probabilmente che in tutto l'arco del campionato. Perché fatica così tanto a segnare? Ma forse perché le partite vanno a diminuire e c'è più la voglia, siamo più arrabbiati, dobbiamo dare di più, lo stiamo facendo, però come ho detto prima ci manca la vittoria. Tantissimo affetto qui, prima, dopo la partita, foto ricordo. Sì, da ieri sera, perché sono stato di tira superato. Un abbraccio anche alla famiglia Gulli, che suo padre mi ha chiamato stamattina. Che io a suo figlio lo porterò sempre nel mio cuore, lo sapete. Cosa ti manca di più di questa città, di questa tifoseria? No, ma io sono abituato a stare in piazze calde, questa era una piazza calda, ma come lo è Messina. Il calore del pubblico è importante, poi al sud lo sappiamo come va. A proposito, 150 che vi seguono costantemente, oggi non sono fermati l'istante. Ma non possiamo dire niente al pubblico. Sono arrabbiati, sono delusi perché per la posizione in cui siamo. Però sanno che la squadra sta facendo di tutto per salvarsi. E io penso che alla fine ci salveremo. Non lo so, non ti posso assicurare. Io ho calciato e ho visto il Sillo fare qualcosa. Non potevo vedere se fosse fuori gioco. Ma se non l'avesse toccata sarebbe stata la stessa? No. C'è il dubbio, perché l'area di rigore è strana. È strana l'area di rigore. Magari prendeva una zolla, però... Ma noi a quattro partite che facciamo bene dal punto di vista della prestazione, ci manca il gol, di conseguenza la vittoria, che dobbiamo provare sabato contro l'Ischia, che diventa fondamentale. Come ho detto prima, è normale che dire vinciamo è facile, bisogna farlo. No,
quando non vinco rammarico c'è sempre. No, anche perché due vittorie in 25 giornate con le altre che fanno piano è davvero te li porta. Sì, perché magari due vittorie ti permettono magari a guardare un'altra squadra, non soltanto l'Ischia ma anche la Paganese. È difficile perché mancano quattro partite, proprio due le abbiamo con Benevento e Salernitana, però come ho detto in settimana, calcio è strano, può succedere di tutto. Giorgio, oggi l'ingresso ha rotto gli equilibri a vantaggio della Messina, quanto frenetica prima, tanto più agitato. Ma io voglio sempre giocare, anche se ho 41 anni quasi, voglio sempre giocare. È normale quando non lo faccio che devo trovare pronto. E ti aspettavi di sostituire un attaccante, un uomo, oppure non stavamo rischiando tanto, magari mister non doveva rompere qui togliendo un centrocampista e mettendo una punta perché magari potevamo vincere la partita anche così, però anche con una punta abbiamo creato, se non era per arrivare. Quel signorino là magari cominciamo la partita. È stato un po' in grado, si è ricordato il passato. No, ma è giusto così.